Inizia così l'inaugurazione ufficiale della mostra Modigliani e l'avventura di Montparnasse, con i bambini delle scuole elementari d'Azeglio di Livorno a farsi la foto di gruppo sotto il grande arco a forma di M, ingresso appositamente creato per l'evento. Poi la giunta comunale, con in testa il sindaco Luca Salvetti e consiglieri di diverse estrazioni politiche, staccano i primi biglietti prima di tagliare il fatidico nastro, sempre sotto l'arco. Dunque si parte davvero con un'esposizione di più di 100 opere, tra cui spiccano ovviamente i dipinti e i disegni di Modì, uno dei più grandi artisti italiani di tutti i tempi, che si riconcilia con la sua città natale, forse rimasta la beffa delle false teste scolpite prima di capire il valore vero e unico di questo suo figlio. Merito anche dell'Istituto parigino Restellini, che ha curato l'allestimento delle collezioni Netter e Alexandre, che ha in gestione. Si spera ora nel rilancio della città a livello nazionale e internazionale, già si pensa ad altri eventi analoghi e intanto si fa leva sulla popolarità di alcuni personaggi invitati, a cominciare dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha dato disponibilità a venire o nel centenario della nascita di Ciampi, il 9 dicembre, o nel centenario della morte di Modigliani, il 24 gennaio prossimo. Poi, tra gli altri nomi che hanno pressoché assicurato la propria presenza, Carlo Conti, Aldo Montano, Massimiliano Allegri, Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti, Richard Gere, Stefano Bartezzaghi, Walter Veltroni, Alessandro Baricco e Vinicio Capossela, che suonerà il piano all'interno del Museo della Città, sede della mostra, all'interno del quale ritroviamo i bambini davanti ai capolavori di Modigliani, perché la riappropriazione di un patrimonio culturale straordinario deve partire anche dalle nuove generazioni.